vota, cerchiamo di metterci d'accordo tra di noi, io vi dico il mio parere, poi voi mi dite il vostro naturalmente, di che cos'è l'antipolitica. Ah? Perché noi ne sentiamo continuamente parlare antipolitica. Allora, non è mica facile dare un concetto di antipolitica se noi cominciamo a fare delle esclusioni. Allora, è antipolitica il movimento dell'uomo qualunque, ve lo ricordate? I movimenti qualunquisti, Giannini, eh? È movimento di antipolitica, non lo so, il movimento radicale degli anni 70, il partito dei tavoli, è un movimento radicale che continua naturalmente nel tempo. È antipolitica il movimento leghista prima che diventasse partito di Bossi? È movimento la sinistra del club antipolitico, non so, la sinistra del club, il movimento referendario di Segni e via via, i rotondini, il popolo viola, i grillini, quelli che sono molto più vicini alla politica secondo me. Beh, tutti questi movimenti che io ho appena nominato, secondo me non sono antipolitici. Allora, non sono antipolitici, sono movimenti di contestazione, cioè sono movimenti, anzi a cui interessa moltissimo la politica, e sono movimenti di contestazione dei partiti. Dei partiti, diciamo, fino a quando ci sono stati i partiti. E diventano movimenti di contestazione, diciamo tra virgolette, anticasta, perché anche questo è diventato un termine molto usato, quando con la dissoluzione progressiva dei partiti politici, dei partiti di integrazione di massa della Prima Repubblica, si viene a formare una sorta di oligarchia politica. Quindi non possono essere più antipartiti, perché questi partiti sono, come abbiamo visto e come nella loro storia della Seconda Repubblica, sono dei partiti che hanno sempre più un'identità fragile, per cui questi movimenti sono anticasta, cioè antipolitici. Ma questo appunto significa antipolitica, perché è un movimento di partiti che nasce, scusate, è un movimento di protesta, che vuole un'altra politica, che vuole altri protagonisti politici, che vuole altri rappresentanti politici. D'altra parte, vogliono, possiamo dire che vogliono una politica capace di rispondere ai bisogni, alle istanze, agli interessi di un paese che i politici o i partiti politici non sono più in grado di rappresentare. Infatti, se noi andiamo a vedere, sono partita dall'uomo qualunque per arrivare al popolo viola, se andiamo a vedere il contesto storico in cui nascono tutti questi movimenti, è un contesto sempre il contesto è sempre uguale, cioè è un contesto di transizione, cioè un contesto in cui la forbice tra società civile e società politica si sta sempre più allargando e in cui la società civile non si sente rappresentata dalla politica. E questo, tra parentesi, ma vabbè, la parentesi la faccio, vale anche per l'uomo qualunque, anche se si pensa che anzi nel 1944-46 è il momento della formazione proprio, della maggior presa dei partiti nella società, però è il momento di formazione e quindi come tale, però questo è un discorso a parte che possiamo fare. Allora, non esiste l'antipolitica, sì, esiste l'antipolitica. A me pare che si possa cominciare a parlare di antipolitica quando proprio il moltiplicarsi dei movimenti antipartiti o anticasta e soprattutto il loro prolungarsi nel tempo, innesca una deriva antipolitica. Non so se mi riesco a fare capire, cioè innesca una deriva che non si riesce più a fermare alla contestazione di un momento, ma che continua nel tempo e quindi diventa distruttiva dei luoghi della politica e dei soggetti della politica, perché in un certo senso la continuità nel tempo fa sì che la reazione da parte dei soggetti contestati, partiti o politici,
una reazione che si sentono appunto nel tempo continuamente contestati, ha un effetto all'interno dei luoghi della politica e dei protagonisti della politica, ha un effetto perverso, nel senso che li porta un istinto di difesa, li fa cioè chiudere in se stessi perché si devono difendere da un assedio che è un assedio prolungato nel tempo. Non solo, è un effetto ancora più distruttivo perché proprio questa chiusura all'interno aumenta la distanza naturalmente e soprattutto spegne o marginalizza all'interno del mondo della politica quelle che sono invece istanze vitali che continuano ad esserci nei partiti e che vengono in qualche modo mortificate, marginalizzate, perdono voce e quindi non riescono più a diventare propositive di altro. In realtà il vero problema sta nella natura diversa dei movimenti e dei partiti e della classe politica. Probabilmente voi avete studiato qual è la natura dei partiti, ci sono state tante definizioni, i sociologi hanno dato grandi definizioni di questi movimenti, tra cui secondo me una di quelle che rimane, anche se è una vecchia definizione del Veroni, che rimane viva, che è i movimenti sono uno stato nascente, no? Ecco, i movimenti sono uno stato nascente e direi di più, sono estremisti per loro natura. Per la loro natura infantile, sono appena nati, sono uno stato nascente, quindi sono neonati, quindi sono molto infantili, l'estremismo, malattia infantile del comunismo, la vecchia storia, l'abbiamo studiato. In questo primitivismo, in questo stato nascente, esprimono, per così dire, un'identità molto elementare, che è un'identità contro. Cioè non hanno un'identità propositiva, hanno un'identità contro tutto. Hanno un'identità, direi, costruita su negazioni, se vogliamo usare questo termine, unita anche a quello che è appunto lo slancio, l'entusiasmo, la creatività dei giovani, che è però una sorta di hubris, un po' di delirio di potenza, no? L'idea di poter azzerare tutto, di fare tavola rasa e poi di ricostruire tutto, c'è entusiasmo, c'è volontà creativa nel movimento. La politica invece è esattamente il contrario, perché la politica è principalmente che cosa? Un processo riflessivo logico, io lo chiamerei, no? Non è emozionale, non deve essere emozionale, è logico, è razionale, no? È un'arte, la politica. È un'arte che è tesa a comporre a fare una difficile composizione tra la pluralità di interessi espressi dalla polis, cioè dalla cittadinanza, per arrivare poi a una sintesi che si avvicini il più possibile a quello che è l'interesse generale. Questo è più o meno, io non sono un filosofo della politica, mi sono più o meno servita di questi concetti per continuare il ragionamento. Naturalmente questa arte politica è un'arte molto difficile, soprattutto nelle fasi di transizione, quelle stesse fasi di transizione in cui si verifica l'insorgere dei movimenti. E perché è difficile nelle fasi di transizione? Perché le fasi di transizione sono le fasi del grande cambiamento, naturalmente sempre innescate da un grande cambiamento della società, oppure addirittura da delle guerre, no? Ma andando alle fasi di transizione meno sanguinose, per così dire, come quella che è stata dal fascismo alla democrazia, le fasi di transizione sono le fasi che nascono da un grande cambiamento sociale, da un grande cambiamento economico, e i grandi cambiamenti hanno un loro riflesso nella società, nel senso che scompongono i parametri che sono i parametri tradizionali attraverso i quali la politica ha letto la società. Quindi la politica si trova in una fase di difficoltà perché deve rileggere, rianalizzare la società e quindi ha una difficoltà a capire chi sono i
nuovi soggetti, quali sono i nuovi interessi e in che modo riuscire a conglobare i nuovi interessi in una sintesi generale, nell'interesse generale. Questo è particolarmente visibile nella seconda grande transizione, perché noi in Italia ne abbiamo avuta una, che è la grande transizione del boom economico, no? E in cui però bene o male alcuni parametri novecenteschi sono stati mantenuti, tra cui il parametro di una società fordista, cioè di una società ancora in grandi conglomerati collettivi, cioè che poteva l'essere letta attraverso i grandi conglomerati collettivi, che erano quelli che appartenevano alla cultura dei partiti, alle culture cattoliche come alle culture socialiste, no? Erano quelli su cui si era creato il Novecento, si era politicizzato il Novecento. La vera grandissima sfida, tant'è vero che poi negli anni 60 i movimenti ci sono naturalmente, perché una fase di transizione porta ai movimenti, ma non sono così antipolitici, o quando si convertono in antipolitici è perché sta intervenendo un discorso ideologico che è invece una coda del Novecento ideologico, delle grandi ideologie. La vera grande transizione, quella che sconvolge tutto, è la transizione degli anni 80, cioè alla fine degli anni 70 e degli anni 80, quando cambia il mondo. Cambia il mondo e si entra in una nuova era, siamo in un'età cioè post-industriale, in cui non esistono più i grandi conglomerati collettivi. Anzi, uno dei portati della nuova società che comincia negli anni 80 è la parcellizzazione, il pluralismo di soggetti entrati in questa... una società fatta di monadi, una società che non a caso è stata definita una società liquida. Quindi una società che si innesca, che propone interessi che sono interessi diversi l'uno dall'altro. Allora, a questo punto però, se i partiti hanno una difficoltà a leggere, ed è logico, no? Quindi è difficile per loro rappresentare non solo la sintesi degli interessi, ma riuscire anche a rappresentare interessi che siano interessi specifici di determinate aree che si trovano di fronte. Non è mica un caso, sapete, che da questo punto di vista la Lega divenga il partito più vitale, perché è il partito che questi interessi a livello territoriale li riesce a leggere e a cogliere. Tutti gli altri partiti sono dei partiti nazionali, che appoggiano su vecchie culture politiche che non sono più in grado di offrire loro i parametri di lettura. Bene, ma a noi adesso interessa anche capire l'antipolitica, perché vedete, anche l'antipolitica si trova davanti questa società, che è una società liquida, e non è mica facile di ridurre questa società a un unicum, a un uno, perché i soggetti hanno interessi molto diversi. E allora però che cosa succede? Cioè qual è la sintesi che trovano i movimenti per poter diventare rappresentativi di tutta la società contro i partiti? Contro i partiti, contro la politica, contro la classe dirigente. Questo è quello che determina una unità che è inesistente nella società, è questo il concetto su cui io vorrei battere. Cioè non c'è una società unitaria, la protesta è una protesta che rende unitario ciò che non è unitario nell'oggetto della protesta, cioè la politica. In una divisione fra società civile e società politica che è altrettanto schematica, perché è la società civile sana contrapposta alla società politica malata e corrotta. Questo è. Che sia falso questa unità della società civile sana, ce lo dicono gli stessi movimenti. Perché dico questo? Andiamo a vedere un momento il movimento leghista, che non ha certo un ruolo indifferente.
differente nella caduta della Prima Repubblica. Direi che, andando a fare una rassegna bibliografica sugli studi sul movimento leghista, viene fuori che il movimento leghista e la protesta leghista è stata definita più o meno, su questo diciamo gli studiosi della Lega sono abbastanza concordi, come una protesta neoborghese. Questa è la definizione che è stata soprattutto data della protesta, che poi il sindacato padano eccetera non è in contraddizione con questa definizione della protesta neoborghese, ma comunque perché è riferita naturalmente a quello che è il nuovo ceto medio, un nuovo ceto medio che è visibile a partire dagli anni Ottanta nelle regioni settentrionali, no? Gli imprenditori bonsai, le partite IVA, sono tutto un ceto, un nuovo ceto neoborghese, appunto un nuovo ceto medio che però è una base forte del leghismo, il che non contraddice il fatto che la Lega sia il maggior partito operaio del nord, perché naturalmente le partite IVA e gli imprenditori neoborghesi per il 76% sono di origine operaia. Che cosa vogliono, cioè quali sono i temi di questa protesta? I temi di questa protesta sono noti, no? Il tema della protesta leghista è un tema contro la carenza delle infrastrutture, l'oppressione della burocrazia elefantiaca, improduttiva, i servizi abusi, invecchiati, non proporzionali alla pressione fiscale che Roma ladrona impone al settentrione produttivo e pronto a cavalcare la svolta economica della globalizzazione per dare questi soldi al sud parassitario, improduttivo, eccetera, eccetera. Quindi è già una società che divide i soggetti, no? Che divide i soggetti sociali, non è questa unità. E questo, scusate, stride ancora di più se noi andiamo a vedere quello che negli anni Ottanta succede nel Mezzogiorno, dove per esempio c'è un movimento antimafia, anticamorra, di riscatto diciamo della società civile, che è in gran parte si declina poi, che viene narrato in gran parte come un movimento antipartitico di denuncia, cioè della collusione tra partiti e criminalità. Allora questi stessi cittadini italiani che il popolo leghista antipartitocratico sta additando come i servi, i clientes della partitocrazia romana, sono però anche loro mobilitati. Quindi è evidente che a quel punto questa unità è un'unità società civile sana. Non c'è unità sociale, non c'è unità di interessi, non ci può essere un'unità propositiva. A questo tipo di sintesi società civile sana, questo va detto, concorrono anche altri movimenti, per esempio il movimento della sinistra del club, per esempio il movimento dei referendari, che prendono in gran parte, sapete, la guida, se volete, più politica di questo movimento antipartitico, perché siamo ancora al movimento antipartitico, e su questo è ovviamente fondamentale la cassa di risonanza mediatica. Se non ci fosse stata la cassa di risonanza mediatica, questi movimenti non avrebbero avuto l'influenza e il peso politico che in realtà hanno. Cioè, in questo movimento antipartitico abbiamo tutto un ceto intellettuale, e tutto un ceto degli intellettuali giornalisti, degli intellettuali pubblicisti, degli accademici, che nel movimento referendario di Segni, nella sinistra dei club, eccetera, che a questo punto cavalcano quest'onda, tra queste figure, scusate, ovviamente ci sono i giudici, no? E i giudici diventano insomma l'icona, no, del movimento, perché questo movimento è contro tutti i poteri, non solo contro i partiti.
diventa un movimento contro tutte le istituzioni. Se andate a vedere la storia di quello che avviene, è un movimento contro i partiti, contro il governo, contro il Parlamento, persino contro il capo dello Stato, ossia il capo dello Stato, quindi ricordatevi, l'unica istituzione che viene salvata è il Parlamento, ovviamente il Parlamento degli inquisiti, no? L'unica istituzione che viene salvata sono i magistrati, che sono il Deus ex machina della rivolta antipartitica degli anni 80 e anni 90. C'è un ultimo elemento che forse non viene mai sottolineato abbastanza, ma che secondo me è fondamentale. Noi sappiamo che la Prima Repubblica non cade solo per la protesta interna, no? Soprattutto, secondo me, cade soprattutto per due fattori che sono esterni, vale a dire la caduta del muro di Berlino nell'89 e la scadenza di Maastricht del 92. Perché dico la scadenza di Maastricht del 92? E beh, perché è la scadenza di Maastricht del 92 che a quel punto mobilita i cosiddetti poteri forti, vale a dire il mondo degli industriali, delle banche, il mondo finanziario, il mondo delle porte, no? che a questo punto guarda a questa classe politica e a questi governi e teme che questi governi e questa classe politica non siano in grado di portare l'Italia a Maastricht. Perché dico che è così importante per la protesta antipartita? Ma perché sono i poteri forti a possedere i media? Cioè, se i poteri forti non si allineavano, la protesta antipartitica sui media non andava. E non parlo, sono gli industriali che sono i proprietari dei giornali, delle televisioni, delle case editrici. E non parlo solo di De Benedetti, di Repubblica e dell'Espresso. Perché a un certo punto tutto il gruppo Fiat si allinea alla protesta antipartitica. È il Corriere della Sera di Paolo Nieri, è la stampa di Ezio Mauro, sono le televisioni di Berlusconi che si alliano, che si allineano. Vi ho portato una citazione che secondo me nel 1991 segna proprio una vera e propria svolta ed è una dichiarazione fatta in Confindustria, all'assemblea della Confindustria, da Cesare Romiti, il quale dice, fa una dichiarazione di guerra alla partitocrazia e quindi dopodiché i giornali si allineano. E la dichiarazione di guerra alla partitocrazia dice testualmente Romiti: da oggi in poi intendiamo dividere le responsabilità, ciascuno si assuma le proprie, da oggi in poi non potremo più arrivare a formule di compromesso con il governo o con la classe politica. Guardate, è la Fiat che, a cui il governo, i governi di tutta 40 anni di storia della Repubblica hanno sostenuto, no? Hanno aiutato. E tant'è vero che la classe politica di allora, tra cui il ministro Pomicino, rimane un po' cavernica. Dice: ma Romiti è diventato pazzo. Si è iscritto al partito dell'uomo qualunque. Ed inizia lì il discorso del complotto, per abbattere la Prima Repubblica, quel complotto di cui continuare a parlare negli anni successivi. Non è un complotto, perché i complotti si fanno in segreto. Romiti questo lo dichiarava in Confindustria, in una riunione di Confindustria del 5 agosto, no, scusate, del 17 settembre 1991, insomma, quindi non mi pare che di complotto non si possa parlare. E tra l'altro è quasi assurdo, perché nel cosiddetto complotto c'è Berlusconi il quale eppure è, diciamo, il sodale di Craxi è l'icona, no? L'avete visto, mi raccontava Cavallo che avete visto il tweet sul processo Cusani, diciamo che Craxi è il
bersaglio maggiore, diciamo, incarna, no, il discorso della partitocrazia, della corruzione politica, eccetera. Beh, Berlusconi è stato di parte, anzi, no, è noto questo fatto. E Berlusconi in Italia libera è alle sue televisioni. Non poteva fare altrimenti, naturalmente avrebbe perso talmente tanti soldi in pubblicità che non poteva fare altrimenti. Ma se noi andiamo a vedere proprio le televisioni, allora noi vediamo, sappiamo benissimo che la trasmissione di Michele Santoro Samarcanda faceva una audience straordinaria. Sentite, è niente in confronto alla audience che fa Funare con Mezzogiorno Italiano. Sfunare su Mezzogiorno Italiano, Italia 1, canale Mediaset, ha una audience fissa di più di 2 milioni di spettatori ogni giorno e va avanti per 4 ore. Io ho cercato di vederla e qualcosa ho visto, ma ho visto in condizioni disperanti, naturalmente, perché purtroppo non esiste un archivio Mediaset, sta morendo tutto, perché tutte le cassette, perché ancora erano in cassetta negli anni 80, tutte le cassette sono buttate, loro sono gentilissimi, le mettono a disposizione, bisogna dire tre mesi prima che cosa si vuole vedere e loro controllano se questa cassetta c'è ancora o è stata rifiutata.